acquistare una scarpa oggi è molto semplice, ma conoscere come camminiamo invece non è così facile. Acquistare una scarpa giusta, usare l'attrezzo giusto nel piede, poi ci salvaguardia da tanti infortuni che nel lungo possono arrivare. Le scarpe adatte per la nostra salute. Chi soffre di disturbi legati alla postura o altre patologie riguardanti gli arti inferiori dovrebbe indossare delle calzature adatte al proprio corpo. È risaputo che, ad esempio, i dolori alla schiena possano derivare anche da un'errata postura del piede, oppure che siano la fastidiosa conseguenza di una calzatura sbagliata. Infatti, per più di un terzo della vita, i nostri piedi sono infilati nelle scarpe, ma se queste non garantiscono una buona stabilità, sono troppo piccole, strette, grandi o alte, alla lunga possono causare contratture muscolari e posture sbilanciate. Un classico esempio, i tacchi alti. Maggiore è l'altezza del tacco e più il peso del corpo viene spostato in avanti, gravando sulle dita dei piedi, mentre la colonna vertebrale assume una posizione errata. Poi chi fa sport o lunghe camminate, a maggior ragione dovrebbe fare attenzione a questi dettagli. Può fare delle valutazioni biomeccaniche piuttosto che l'analisi dell'appoggio del piede con delle tecnologie molto semplici, quindi una semplice camminata di 15-20 secondi su un tapirulan con una ripresa video dal retro dove si vanno a fare poi dei vari fotogrammi per vedere il momento in cui il nostro corpo gravita nel momento della pronazione. E lì si può valutare il grado di pronazione della persona e poi per la scelta seguente della scarpa. Queste problematiche riguardano più uomini o donne? Ma è una problematica principalmente femminile, anche se poi riscontriamo anche diversi uomini che possono avere queste problematiche. Tanti fattori possono incidere, un piede più piatto, un piede troppo cavo, il peso stesso della persona. Quindi nel momento del massimo carico, del passaggio dal tallone al mesopiede, la volta plantare magari non ci sorregge e tendiamo a cedere un pochettino più sulla caviglia. Abbiamo visto appunto questa mattina una ragazza, che cosa le ha riscontrato? Ma di base ha un piede piatto e un valgismo sulle ginocchia, quindi una tendenza alla pronazione abbastanza importante. Superava i canonici 7-8 gradi di pronazione neutra, quindi in questo esempio ha dovuto ricorrere a una scarpa leggermente più sopportata che alla fine l'ha riportata in asse, quindi riequilibrando tutto l'assetto posturale del suo corpo. Possiamo dire che è importante certo per gli sportivi, ma anche per chi le utilizza tutti i giorni. Per lo sportivo è molto importante perché vuoi non vuoi la dinamica della corsa ci porta a fare delle pressioni molto più importanti sull'impatto col terreno. Per chi invece va a camminare tanto è altrettanto importante perché la scarpa ci deve sorreggere a tutto tondo praticamente. Una buona scarpa alla fine è salute.